siamo ormai alla mezz'ora. Modelli e i boom purtroppo brutti del pubblico degli irlandesi all'indirizzo di Mario Balotelli. Oh, Dan manca completamente il pallone, lo colpisce almeno a metà. Italia in grande affanno, Buffon gli scappa il pallone tra le mani, palla sola, la traversa, intervento di Shakir. Sì. Vedi, Pirlo ancora si è fermato un metro, è stanco, è sempre in campo, ha giocato tutti i minuti, ma è lì che ci dobbiamo essere con la testa, mezzo metro non dobbiamo fare. Sì, ma l'1-0 ti fa stare sui carboni a prezzo, ogni palla dentro, un brivido. Buffon, in avanti, Balotelli e Diamanti. 15 minuti ormai al 90esimo, di testa a schiacciare, Marchisio. Posizione di gioco di rientro strano, un po' indolente. Bravo, adesso Thiago Motta. Perfetto, analisi perfetta. E lì la palla è a 20 metri dietro di te. Fammi 10 per tornare indietro. Accorcia questa squadra. Cambio per l'Irlanda, fuori Doyle, dentro Walters. Tutti, ecco, vediamo. Il primo era Selvaggio, il secondo ha fischiato il secondo intervento. Giustamente, vediamo anche il fischio dei tifosi irlandesi di San Martinelli, mentre i diversi azzurri vanno a dissetarsi. Adesso c'è stato anche un siparietto tra Given e Balotelli, che si conoscono, andando a riprendersi il pallone. Balotelli, spintarella di Given a Balotelli, chiaro che cerchino di fargli saltare i nervi, perché ovviamente è un giocatore conosciuto in Inghilterra. Balotelli, i fischi per lui io non credo siano razzisti, credo siano soltanto i fischi di paura di un giocatore che è conosciuto come un giocatore. Sì, all'inizio quando è entrato i bu erano molto sonori. Comunque il primo fallo c'era di Selleggere, norma del vantaggio perché Balotelli era andato via, e il secondo è stato più netto, Balotelli è caduto, quello di Andrews, calcio di punizione che viene battuto, ormai siamo vicinissimi al 40esimo. E qui Diamanti potrebbe provare. Sì, è la sua posizione. A due angoli con il sinistro, mentre Pirlo potrebbe tirare sul portiere. Dipende la barriera quanto rimane nella posizione reale per fargli cadere la palla. Ce l'ha anche quel guarda come è concentrato Diamanti, palla sul sinistro. Palla di Diamanti. L'arbitro 9,15 metri, poi un giorno ci spiegheranno come fanno a misurare 15 centimetri. E si sposta la barriera. Lui va verso la palla e la barriera si sposta. Deve riprendere le misure Alessandro Diamanti. Non cadiamo. Brutto adesso, c'è stata la reazione di Marchisio. Diamanti contro la faccia di Sam Ledger. Era stata una brutta reazione di Marchisio. C'è chi non se n'è accorto. La gamba alta di O'Shea. Balotelli non lo butta giù nessuno. Bonucci. Aspettava il secondo tocco Tazzaretti. Mi è piaciuto Diamanti, mi piace personalità, tiene palla. Quattro attaccanti ormai, Long, Andrews, no Andrews no, Walters e Cox. Guarda dove va Motta adesso. Con Duff che sta tenendo una posizione di ala sinistra ormai, sì, sono proprio quattro attaccanti. È un 4-2-4 quello dell'Irlanda. Bravo Motta, la rovesciata di De Rossi. Adesso migliore in campo nettamente. Dan. 42esimo, 1-0 per gli azzurri. Chiude bene la par con Bonucci. St. Ledger. Non si intende con Shea Given. A distanza prova a disturbarlo Balotelli. Walters. Fallo. Bravo. Ha segnato la Spagna, ci dicono. Ha segnato la Spagna. Balotelli. La conclusione è buonissima. Adesso attendiamo conferme dallo studio di Roma. Attenzione a Danzica, Spagna in vantaggio all'87esimo minuto. Fatto. È passata in vantaggio. Iniesta. Jesus Navas considerato in posizione regolare, diciamo, e 1-0 diciamo per una per scaramanzia. Assolutamente. Assolutamente. Finiamola. Ma perché loro stanno già.
Balotelli, Abate. Non so se la notizia è arrivata in panchina, Alessandro Martinelli. Sì, glielo abbiamo dato noi, è arrivata. Sì, e adesso la tensione è al massimo, immaginabile. Ovviamente sarà importante anche capire la discrepanza dell'orologio con la partita di Danzica. Per questo ci chiedono un po' tutti, per capire se sono avanti, se sono indietro. Shakir pronto ad estrarre il cartello giallo, però non è di questo avviso, non è assolutamente d'accordo con questa decisione di direttore di campo. Rosso, Tardelli furioso, Tardelli quasi in campo. Sì, l'abbiamo visto. Andrews invece. Censurare assolutamente, reazione spropositata, esagerata quella di Andrews. Mai visto una cosa del genere. Cartellino giallo e poi immediatamente il rosso per proteste reiterate, continue e crediamo anche offese. Non ha avuto esitazioni. Shakir ad estrarre, poi mentre Balotelli prova la conclusione, ad estrarre subito dopo il cartellino giallo, anche quello rosso. Fuori Andrews, il maratone dell'Irlanda. Ricordiamo, la Spagna in vantaggio sulla Croazia per 1-0, l'Italia vince per 1-0 qui a Portland. Cura dentro, Bonucci, pallone alto, Balotelli dunque è tornato al gol, aveva segnato contro la Polonia a Prosa l'11 novembre nel 2-0 azzurro contro la Polonia, secondo gol in azzurro importantissimo per Mario Balotelli, è stato anche tenuto per la maglietta da O'Shea, ha resistito alla carica, si è appoggiato all'avversario, 2-0 per l'Italia. Qui è fatta, adesso aspettiamo risultati buoni da Danzica con la Spagna in vantaggio per 1-0. Wow, attenzione, trovato per Duff, ha trovato il largo per Duff. Bravo, non fallo ma pressione. È stato bravo Cox a suggerire questo pallone dentro l'area per Duff. 47esimo, ancora un minuto. 47esimo, ancora un minuto. E poi aspettiamo notizie da Danzica, a meno che non arrivino in contemporanea. La copertura c'è su tutti gli uomini, adesso non dobbiamo farci prendere il tempo. L'anticipo davanti. Buffon. All'esterno mentre Bonucci rimprovera le compagne di squadra, infatti si era smarcato in area di rigore, la deviazione, il calcio d'angolo per la squadra azzurra a 30 secondi soltanto dal 90esimo, 2-0 per l'Italia. Buffon persino in avanti, incoraggia i giocatori, Buffon incredibile a metà campo oltre il cerchio di centrocampo. Diamanti con
finisce, pallone che finisce in calcio d'angolo. Ancora Andrea Pirlo. L'ultimo piede in panchina. Un minuto poco meno di ritardo rispetto a quella partita, l'Italia ha fatto il suo dovere, poteva arrotondare, sbagliare il bottino, ma va bene così. Andiamo in zona press, il verdetto lì con Cesare Prandelli, 30 secondi. Dobbiamo a sentire Alessandra Antinelli con Cesare Prandelli direttamente, magari gli comunichiamo, speriamo, la bella notizia in diretta. Secondi a Danzica, no, siamo in mezz'ora veramente brutta, non ce lo concede, sta scadendo il 94esimo. Martinelli in qualche modo sta cercando così di far valere le proprie ragioni. È finita!